Buon samurai a tutti, trasmissione numero 22 del primo di febbraio. Sono passati anche i 3 giorni della merra, gli ultimi 3 giorni di gennaio, 29, 30 e 31, che in teoria dovrebbero essere i giorni più freddi dell'anno. Ma le cose non stanno esattamente così. Dice una leggenda greca e romana che si racconta che una merla, arrivata alla fine di gennaio, si fosse presa a gioco di questo mese, piazzandosi sopra un camignolo e aspettando la primavera. Chiaramente con il caldo del camignolo la merla, che era bianca, divenne nera, e le famose 3 giornate. Si dice che in quel momento, il mese di gennaio, arrabbiato dell'interferenza di questa merla, tutte le merle diventarono nere, si racconta. La cosa importante è che in questo detto c'è una cosa che dobbiamo tenere conto. Se i giorni della merla sono stati caldi, avremo una cattiva primavera. Se i 3 giorni della merla sono stati freddi, avremo una bella primavera. Diciamo che ci prenderemo la primavera che ci meritiamo, attendiamo che venga. A questo punto abbiamo collegamento in diretta sul Lago Maggiore con il presidente della fisica, Sean Henke. Ecco, presidente, benvenuto alla nostra trasmissione. Grazie. Sei Sean Henke, il famoso Sean Henke, cavaliere della tavola rotonda, con questo pizzetto di nuova generazione. E con me in studio il maestro Ilio Sevino, genovese doc. Famoso Corso Italia, no? Di Genova, ce ne sono tanti corsi. Forse il più lungo, no? Che porta alle piscine dal Baro. Bene. Buon pomeriggio. Come tradizione, prima cosa che noi facciamo, foto di apertura e frase di apertura. Ognuno può padroneggiare un dolore, tranne chi lo sa. Questo l'ha detto William Shakespeare, 1564-1616. Shakespeare è stato un drammaturgo, poeta, considerato il più immortale scrittore inglese, anche se si dice che sia nato nel sud Italia. C'è una vertenza veramente molto importante sul nome di Shakespeare. Sembra che sia stato il suo nome da teatro, ma non era il suo vero nome. Chiaramente gli inglesi insistono che sia inglese, e noi insistiamo che sia italiano, certo, che è molto meglio. E finirà così, non lo saprà mai nessuno. Bene, andiamo subito al nostro presidente. Caro Sean, presidente, prima di passare alla politica, ti posso fare una domanda, come dicono i cremonesi, pipicchia, pipicchia? Come ci si sente essere nei panni di un Henke, con un padre come Carlo, che ci ha lasciato nel 2010, che fa storia a sé da sindaco, karateka, manager, giornalista, un po' di tutto, come ci si sente? Ma, so di avere Spartaco un cognome estremamente importante, e so che molti fanno sicuramente dei paragoni. Io non mi sono mai sentito di doverne fare. Mio padre è diventato presidente della FESIC nel 1993, quando aveva 56 anni, ed è rimasto per 17 anni, fino al 2010, quando ci ha lasciato. E io sono diventato presidente della FESIC 10 anni fa, quando ne avevo 47, molto molto più giovane. Mio padre, diciamo che era pieno di certezze e io di tante insicurezze. Tanto è vero che mi ricordo un aneddoto: quando eravamo in palestra, facevamo il riscaldamento tutti insieme, e poi, essendo una palestra molto agonistica, ci si divideva da una parte con te e dall'altra parte con te. E io facevo quasi sempre con te. Un giorno mi si avvicinò e mi disse: questa sera insieme tu, con me, poco più che 20 anni. No, non me la sento, non sono in grado. A chi poi? A questi? Questi erano tutti dei grossi campioni degli anni 80. E feci questa lezione.
alla fine venne lì e mi disse: vedi, quando qualcuno è bravo, è capace, lo deve dimostrare. E questo mi ha dato molta, molta più sicurezza di quanto ne avessi prima. Lui aveva delle capacità incredibili, delle grandi intuizioni, ha saputo creare dal nulla, diciamo anche in un momento particolarmente favorevole, un'organizzazione che ancora oggi è tra le più grandi in Italia. Però siamo sempre stati un pochettino diversi come carattere. Diciamo che mio padre era capace di stringere forti amicizie, ma di liberarsene anche molto velocemente, non appena intuiva che dall'altra parte si anteponevano i propri interessi a quella della federazione, che io chiamavo scherzosamente il suo terzo figlio. Io ho sempre cercato di anteporre, diciamo così, il dialogo. E ho sempre detto che non c'è una competizione, a me fa piacere portare questo cognome, però mio padre, si trova a un livello, io mi trovo a un livello più basso e sono convinto che, a me basterebbe raggiungere anche soltanto metà di quello che lui ha fatto nella sua intera vita. D'altra parte, un nome come Carlo, noi ricordiamo Carlo Magno, quindi ed è giusto ricordarlo così. Ho visto una fotografia di Carlo con il katana in mano da samurai, il Sempre. famoso filo della katana, eccetera, dei vecchi ricordi di politica aggressiva, cosa che ancora oggi facciamo. Ma, Tagliente, tagliente. sì, ma. Bene, a questo punto ritorniamo in regia con politica e sport, anzi, sport e politica per noi. Mi raccomando. Informare e formare sul tema del lavoro sportivo. Siglato oggi l'accordo tra Sport e Salute e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro. E questo è l'oggetto del protocollo d'intesa siglato a Roma, presso la Scuola dello Sport, Trasporto e Salute e Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. L'accordo della durata triennale si propone di organizzare in tutta Italia, attraverso sedi territoriali di Sport e Salute e dei comitati provinciali dell'Ordine dei Consulenti, incontri, laboratori operativi e corsi di formazione rivolti a tutti i protagonisti del mondo dello sport, incentrati sul tema del lavoro sportivo, della gestione del personale, della sicurezza e della salute degli impianti nelle palestre, oltre alle buone pratiche di amministrazione. Speriamo, perché questa legge non è che agevoli molto la pratica. CONI, i bandi del concorso letterario e del racconto sportivo, presentazione dei testi entro 17 aprile. Nel solco dell'attenzione culturale del CONI, anche quest'anno sono stati emessi i bandi del concorso letterario e del concorso del racconto sportivo. È il concorso più antico che ha contribuito negli anni alta produzione letteraria del contenuto sportivo e che ha dato nuovo impulso agli studi specializzati in materia di sport. Offre la possibilità agli autori italiani di partecipare, ricordo, entro il 17 di aprile. Abbiamo alcuni punti importanti: narrativa, libri di poesie, romanzi o raccolte di racconti, saggistica, monografie, studi storici, tecnica, studi specializzati in materia di sport. E adesso vediamo la tua età sempre nello sport. Yannick Sinner è arrivato all'Olimpo dello sport azzurro. Se continua così diventerà il numero uno al mondo nel tennis. È stato ricevuto proprio oggi dal presidente Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, con la squadra del tennis che ha vinto la Coppa Davis, la famosa insalatiera. E adesso, caro Semino, visto che sei qui e in questa settimana ci siamo già visti due volte, una volta a Una Genova, volta, una volta bella, una volta purtroppo un po' meno bella. bella perché eravamo a Genova, diciamo, nel senso borghi di Genova, Perché? è un po' meno bella, fa parte della vita. E oggi ricordiamo un grande personaggio, Nino Tamacaro.
Sì, Nino è stato veramente un personaggio, nel senso che in quel periodo, nonostante ci fossero molti atleti, maestri, campioni nella sua squadra, nella sua CSKS, lui era effettivamente un personaggio diverso, un po' sopra le righe, ecco. Poi L'allievo del maestro Shirai, era un insomma. maestro Shirai e anche un po' più grande degli altri, quindi diciamo si sentiva anche un po' in dovere di fare da chioccia agli altri. E purtroppo lunedì siamo stati alle sue esequie e devo dire che ultimamente povero Nino era l'ombra di se stesso e quasi quasi non lo riconoscevamo più. Io ho tanti episodi avrei tanti episodi da raccontare dei miei incontri con Nino, lui sempre col suo modo burbero ma molto simpatico, col suo modo guascone. Ho scritto qualcosa nei giorni scorsi in occasione di questo lutto, e qualche cosa di simpatico, qualcosa di meno, però lui è stato molto importante per quello che è stato il karate della Fedica, per quello che è stato il karate dello sviluppo, il karate del maestro Shirai e anche un pochino del karate in generale italiano, perché Nino lo conoscevano tutti, da qualsiasi organizzazione. Tamakaro era un nome che circolava in maniera simpatica da una parte, ma aveva anche la fama di essere una brutta bestia da incontrare sia sul tatami che anche magari Magari per la strada. per strada in particolare, hai detto E bene. infatti avevo scritto che girava un po' per Milano cercando di andare nei posti più malfamati per vedere se trovava qualche macchiara da spatacchiare. Però purtroppo è andato, abbiamo rincontrato molti della squadra in cui gareggiava lui, uno tra tutti il Carlo Fogazza, l'altro Rosario Capuana, abbiamo visto Beppi Beghetto, Nadia Ferluga, abbiamo visto tanti ex. Pensavamo un po', Pensavamo qualcuno di più, ma sai, la vita, molti magari non lo hanno neppure saputo, sono andati fuori dal giro da anni e insomma. Comunque, quelli che c'erano avevano un bel ricordo di lui e lo hanno dimostrato essendo presenti lunedì alla Chiesa Rossa. Vediamo se la regia ci manda qualche bella foto di Nino, così per completare, eccola qua, questa è una vecchia foto di Samurai. Sì. Qui i Qui è famosi. lo Yudan Shakai Sì. col maestro Kase, Naito e Shirai, dove vediamo Fugazza, Montanari, Nino. La vecchia guardia. Sì, questa è quella del libro che Sì. scrisse col pugno e la sua immagine fotografica. Qui insieme a Giuseppe Pulcino, alcuni dei suoi allievi che anche oggi erano presenti, come Lacedonia e anche Giuseppe, sono sempre stati molto affezionati, come anche il maestro Giancola e il maestro Prunas, lo hanno sempre seguito anche negli anni. Ultimi anni della malattia gli sono stati vicini, anche se lui poi ultimamente non aveva più tanta Voglia di vedere la capacità gente. di riconoscerli. E, insomma, diciamo che inconsciamente si vergognava un po' da essere passato da quell'uomo di acciaio che era alla fragilità della malattia. Come si dice, speriamo che i cani Sì. abbiano un occhio di riguardo per quanto riguarda il Sì, come il maestro Ivan chitarrista di Ivan Graziani, Tonio. un Sì, occhio di riguardo. bene. Io non posso averlo perché, come tu Beh, ben sai, tu sei già a posto. appunto. Bene, torniamo. Allora in regia, a una certa età, è un'età incerta, quindi mi posso permettere di fare un po' di tutto, di fare le critiche senza paura di essere, diciamo, messo alla berlina. Caro Sean, bentornato da Barcellona. Abbiamo ancora in collegamento il Ringrazio, presidente. sì. Beh, sei tornato da Barcellona, hai finito le vacanze finalmente, dopo 2 mesi di vacanza al sole di Barcellona. Non esagerare, ho fatto qualche giorno con i parenti, con la suocera, a festeggiare il Sì, Capodanno. inoltre stai vicino, eh? Bene. Allora, com'è iniziato questo anno bisesto? Speriamo che non sia funesto, dal rientro della Catalogna, Sì, che ti ha ecco, trascinato, meno che bellissimo. adesso ci sei immedesimato a tutte le varie attività. Parlaci dei prossimi eventi. Sì, ho iniziato soltanto
Tanto lavoro soprattutto per questa nuova legge sullo sport che insomma ci sta riempiendo totalmente il tempo e sulla quale siamo particolarmente concentrati. Ma noi adesso il prossimo mese avremo l'assemblea per la modifica dello statuto. La terremo a Campi Bisenzio, dove abbiamo il nostro centro tecnico federale, intitolato proprio a Carlo Ente, e perché è nostra intenzione come federazione di entrare nel terzo settore. E in concomitanza ci sarà lo stage docenti, tra gli insegnanti sarà presente anche lo stesso Ilio. E poi noi abbiamo quattro campionati particolarmente importanti, nazionali. Abbiamo il campionato dei ragazzi dai 6 ai 14 anni, i preagonisti, poi avremo il campionato il mese successivo, quindi a maggio, gli agonisti dai cadetti ai veterani, lo terremo sempre a Montecatini Terme. Quest'anno faremo quasi tutta la nostra attività in Toscana. E poi avremo il campionato di tradizionale insieme a quello di contatto a giugno, e nel secondo semestre faremo ovviamente organizzeremo il campionato nazionale assoluto. E poi ovviamente tutti gli impegni internazionali. Noi come pesi che siamo affiliati alla International Traditional Karate Federation, il maestro Yoga, sappiamo le divisioni che ci sono state all'interno di questa federazione, così come nella ETKF, e siamo all'interno della World Karate Martial Arts Organization e siamo all'interno della WIF. Faremo sicuramente un campionato che si terrà a Monterrey, parteciperemo con una rappresentativa ridotta perché i costi sono estremamente elevati. E poi andremo in ottobre al campionato europeo in Polonia, vicino a Varsavia. Non vi ricordo il nome, anche perché sono nomi pieni di consonanti, risulta abbastanza difficile ricordarsi. Questi sono gli impegni futuri principali. Una cosa importante, la FESIC ha ottenuto a Milano il 10 luglio del 2003, con il protocollo 421, il riconoscimento da parte dello Stato italiano. Sì. Ecco, ma questo riconoscimento, che in un certo senso usate poco, mio modesto parere, le altre organizzazioni non l'hanno mai ottenuto, quindi in teoria siete un po' la vedette, il punto di riferimento per quanto riguarda il discorso di riconoscimento. Mentre la FICCAM ha un riconoscimento da parte dello Stato tramite Sport e Salute e il CONI, voi avete un riconoscimento da parte dello Stato con la Prefettura Milano. Che differenza c'è rispetto alle altre organizzazioni? Ma guarda, noi abbiamo ottenuto un riconoscimento statale, che quindi la personalità giuridica, che non fu così facile 20 anni fa. Adesso si parla di questa personalità giuridica anche per tutte le ASD, non è ancora chiaro, non è ancora chiara la procedura, però sarà questo in previsione. Io penso che Roma, per Roma intendo dire CONI, questo non importi più tanto. È vero che abbiamo questo riconoscimento, è vero che adesso entreremo nel terzo settore, ma non siamo considerati ovviamente a parte. Il CONI riconosce un'unica federazione, come penso che sia giusto anche riconoscere un'organizzazione che promuove il karate olimpico, ma non è l'unica organizzazione italiana che promuove il karate. Oltre a noi ce ne sono due altre, sappiamo perfettamente la FIFTA, che adesso non ha rinnovato per ragioni che conosco bene, perché come ho sentito qui non ha rinnovato il protocollo d'intesa con la FICCAM. Ma io dico che diversamente da questo periodo in cui nascono spesso organizzazioni per motivi meramente economici,
Prima le scissioni avvenivano per motivi politici, sappiamo perfettamente perché è nata la FIOP, per il problema esistente all'interno di quell'unica federazione, della FIPAC, per il fatto che il tradizionale non veniva preso in considerazione. Sappiamo anche il perché la FESI, che poi ha lasciato la FIPA stessa, pur mantenendo degli ottimi rapporti, sempre anche in questo caso legati al regolamento. Ora, io penso che si debba riconoscere comunque che non esiste una sola, nel nostro ambiente, nell'ambiente italiano, ma anche al di fuori, quello internazionale, un'unica organizzazione che possa promuovere esclusivamente Stiamo facendo noi, lo stiamo facendo con un determinato regolamento che è ben diverso da quello della Federazione di Tennis Italiana. È un regolamento che è rimasto più o meno quello, parliamo degli anni 80, degli anni 90, per cui quello che secondo noi rappresenta un po' il meglio del karate da quando è nato e cresciuto a livello sportivo. Bene, una cosa importante, hai già dato una risposta per quanto riguarda diciamo, il protocollo cancellato tra la FICTA e la FILCA che Matteo Pellicone aveva voluto qualche anno fa, ma dal punto di vista tuo, col tuo pensiero, vista la situazione attuale in Italia e anche a livello internazionale, come mai non esiste un discorso di volontà, almeno non dico di unificarsi, perché è una parola che no, ormai la possiamo dimenticare, cancelliamo dal calendario, ma perlomeno collaborare vivamente con le altre organizzazioni. Chiedono a loro. Non c'è. La risposta te la potrei dare tranquillamente. Non c'è perché non c'è assolutamente la volontà di mettersi intorno a un tavolo e di sentire anche gli altri. Si possono fare tantissimi protocolli d'intesa, io ne ho fatti parecchi nella breve parte politico, di direttore di una federazione, ma manca proprio la volontà, non c'è alcun interesse. Penso che ci sia, come dire, un complesso di superiorità in determinati ambienti e questo ovviamente va a eliminare molte realtà del karate italiano che sono estremamente importanti. Non dico di pari importanza, perché tutto è diviso, è tutto relativo in base anche ai numeri che uno ha da proporre. Però io penso che lo abbiamo visto nel caso delle Olimpiadi, quando è stato richiesto di fare un campionato ombrello, sotto quale anche con regolamento olimpico, sotto quale si potessero esprimere tutti gli atleti di comprovata tecnica, di valore, però questo non è capitato. A noi sta bene così, non ci Diciamo interessa che tanto. però abbiamo, caro Sena, però abbiamo un appuntamento che di solito si crea un attimo di cooperazione e di collaborazione specifico, che è Ferrara, che rifacciamo quest'anno, e chiaramente l'11-12 maggio, adesso vediamo anche la locandina del nostro 16º International Championship Karate for Club, e il primo campionato per i ragazzi, i kids. Sarà l'occasione di consegnare anche, tra l'altro, il trofeo Carlo Henke al Super Champ maschio e femmina del Qatar. Mi raccomando, fai una buona presentazione all'interno e fuori dalla FESIC. So che hai già parlato anche con il presidente Gabriele Achilli, che porterà la squadra, ma noi vorremmo veramente una bella
una nutrita forza della FESIC, nonché gli arbitri necessari perché, per condurre la nostra competizione, che ci teniamo molto, perché l'altra volta, per motivi diversi, non ti abbiamo invitato, lo so, al trofeo di Carlo Henke, ti avevamo invitato, eccetera, e mi hai dato una strigliata non da ridere, e me la sono meritata. Difatti ho fatto 500 flessioni, va bene, un po' alla volta, un po' alla volta. Questa volta voglio evitare le flessioni, e non vorrei che tu inventassi qualche altra punizione in tal senso. Quindi ti aspettiamo in primis per le prime azioni, verrà la nipote del maestro Casara, con il marito, che è un karateka della Kenshukai, che parteciperà anche alla gara. Quindi avremo un giapponese in prima fila. Bene. Allora, caro Presidente, noi ti ringraziamo, soprattutto per quanto concerne il discorso di Roma. Nessuno, io credo, voglia togliere il privilegio di, chiamiamo fra virgolette, il karate olimpico. Ma visto che il karate olimpico se ne parla nel 2040, forse ci sarebbe anche il tempo per poter trovare uno spirito di collaborazione, di qualche iniziativa. Perché il karate è una cosa per tutti, non è per branche di federazioni. Capisco gli orticelli, capisco tutto, però qualche cosa di comune non fa male a nessuno. Cosa ne pensi? Assolutamente sì. No, guarda, prima di tutto volevo ringraziare per il fatto che ci sarà un trofeo dedicato a mio padre per questo super campione. E un plauso a queste iniziative, perché fanno bene allo sport, fanno bene al movimento, fanno bene al karate. Conosco e ho una grandissima stima del presidente Gabriele Achilli, ogni tanto ci sentiamo, l'altro giorno mi ha voluto telefonare per dare la sua versione dei fatti sul protocollo di intesa mancato con Fulcan. E anche con gli altri presidenti delle altre organizzazioni. Ci fa solo piacere e cercheremo di essere presenti in massa sicuramente a questo evento. Buon ritorno a Barcellona, se mi porti con me, con te, se mi porti con te, sai che ci vengo anche volentieri, lo sai. Sono sempre pronto. Barcellona e il sole vanno, è una paella, ci sta sempre bene. Un abbraccio grande a te. Però andrò in Siviglia una prima per accompagnare mia suora a rivedere dopo tantissimi anni, ne ha 80, la sua città natale. Per cui tornerò in Spagna, mi fa sempre piacere di tornare in Spagna. Grazie a te per aver intrapreso questa avventura in TV. Non è stata un'operazione facile, è da novembre che ne parliamo, l'abbiamo maturata, mettiamola così. Perfetto, grazie ancora e ricordati buona sempre serata. Buon Samuele a tutti, buona serata, grazie, Presidente, ciao Vittorio, a presto. E adesso Figlio, so che fremi, no perché Genova, Genova la superba, eccetera, eccetera. Ormai non fremo ma più. Aspetta un attimino, perché adesso è il tempo di fare uno stacco e con Vivi Sportivo le nostre attività di questo weekend, che sono sempre parecchie. Benissimo. Judo Parigi Grand Slam, 50ª edizione, dal 2 al 4 di febbraio. Ci saranno più o meno 600 atleti di 97 nazioni, quindi un impegno grande. L'Italia si presenta con ben 23 atleti, quindi un impegno politico, strutturale ed economico non indifferente. Karate Studio, FESIC, CSI con Lido Lombardi, Sensei Formello. 3 e 4 febbraio. Stili di cuore, Kokoro no Tsuteji,
4 febbraio vincevano karate, taekwondo, tai chi, aikido, grappling, brazilian jiu-jitsu, shiatsu. E basta così, sempre. Mi sembra di sì, Sì, nutrito il non ci programma. mettiamo qualcos'altro? E il Una Tai Bertol Chi Chuan. Bertolettata non ci stava bene. Non lo so, cioè il Tai Chi Chuan, guarda, Tadisma, ti l'hai benissimo. dimenticato. Coppa Toscana, FESIC, CSI, Kata Comité, percorso di destrezza, Centro Tecnico Federale, Karate FESIC, Campi di Bisenzio, intitolato proprio a Carlo Henke, 4 febbraio. Gioco Motricità, quarta edizione, in ricordo di Bruno Tonello, organizzata dal maestro Italo Francucci, sabato 3, domenica 4 febbraio, Pala do Monte di Cogoleto, e io ci sarò in prima linea. Difesa donna, antiaggressione femminile per sentirsi più sicura, lunedì 5 febbraio, complesso aziendale di via Mazzini 33, Sesto San Giovanni, Milano. Qui ho qualche dubbio, ma non fa niente. Judo Lombardia, campionato italiano cadetti under 18, qualificazioni a Besana, Brianza 3 febbraio. E torneo Next Gen Judo League, prima prova esordienti A e B, 4 febbraio, sempre a Besana, Brianza, organizzato dal Comitato Regionale Lombardo della FICCAM. Secondo trofeo Fight and Fun. Città di Torino, organizzata da ASD Fight and Fun e dal Comitato Regionale Piemonte, Plemme e FICTA. Paola Ruffini, Torino, 4 febbraio. Campionati italiani assoluti di Karate, Kata e Kumite, Lido di Ostia, Pala Pellicone, dal 2 al 4 febbraio. A questo punto abbiamo terminato la parte generale. Caro Semino, Eccomi. la televisione è tutta tua, nel senso buono. Prima, quando si parla di Semino, io mi ricordo sempre il palazzo di San Giorgio contro il Drago, Palazzo San Giorgio, Giorgio contro il Drago, dove ex carceri, no? Dove fu Marco, scritto il dove, milione da Marco esattamente, dove Polo, Marco almeno Polo dicono che dicono che abbia scritto, lo abbia dettato, sia. lo abbia dettato. Noi ci siamo incontrati proprio l'altro giorno, e Sabato scorso sabato scorso a a Manesseno, Manessero, dove esatto, c'era dove una c'è il manifestazione campionato di di Jiu-Jitsu in ricordo di Gino Bianchi, Gino Bianchi. l'allenatore Gino Bianchi. Gino Bianchi, un genovese, anche lui diciamo che è stato forse il primo ad intuire che queste discipline orientali avrebbero potuto avere un certo fascino in Occidente. Lui navigando faceva le rotte della Cina, dell'Oriente, diciamo, i vari paesi dell'Oriente, e attraverso la conoscenza con marinai, con ufficiali, con anche personaggi quando nei porti attraccavano, che lui scendeva magari per le provviste, eccetera, aveva avuto modo di imparare qualche rudimento di questa disciplina che lui chiamava lotta giapponese, Eh e beh, gli sì, la chiamavano federazione tutti si chiamava proprio così, lotta, sì, Federazione Italiana Lotta Giapponese. giapponese. E quindi quando è tornato, siccome era un uomo di grandi abilità, diciamo così, di grandi idee, ha messo in piedi questo suo Fantasia anche. fantasia, sì, perché poi queste tecniche che diciamo che il 20% l'aveva imparato, il resto è stato frutto della sua esperienza, con i suoi allievi della prima ora, Dio Guardi, Foralosso, Quintino Schicchi, che ancora oggi è il responsabile della FIGCAM del Metodo Bianchi, che sono stati degli amici, anche Quintino, grazie al cielo ancora, gli altri purtroppo erano tutti molto grandi e quindi si sono andati, e lui ha messo in piedi questo Metodo Bianchi, che aveva portato poi avanti anche la figlia, che anche lei purtroppo è scomparsa l'anno scorso, e che ha fatto tantissimi proseliti, anche perché tutti questi suoi vecchi atleti, i suoi vecchi allievi, avevano poi a loro volta aperto le palestre nelle varie zone, prevalentemente della Liguria, e avevano fatto, perché nell'idea della dopoguerra, io ricordo che mio papà conosceva Bianchi, perché erano forse vicini di età, e una o due volte eravamo andati a vederlo, ma io ero piccolo. E poi Bianchi con i suoi atleti, con i suoi allievi,
un po' diciamo col delirio di onnipotenza, in quanto primi hanno voluto affrontare i judoka, anche il Cesare famosi Marioli, anni, si famosa. Cesare Marioli con Wismara e tutti quella gente lì che Il indubbiamente Busen di Milano. andarono su loro in grande formazione, dicendo arriviamo noi, vi sistemiamo, e invece tornarono con le ossa rotte. E poi molti di loro si dedicarono al judo. Il mio amico anche Bruno Dabois andò all'accademia, anche lui lo saluto da qua perché anche lui ha 83 anni, e andarono all'accademia con Pelacchi, con tutti quelli che avevano iniziato con il sistema di Bianchi, e sono diventati maestri di judo, riconoscendo nel judo una superiorità tecnica e diciamo organizzativa, che poi è diventato quello che è il judo di oggi, con prima disciplina orientale ad andare alle Olimpiadi, in pianta stabile dal 1900 a Tokyo. E quindi insomma il jiu-jitsu è rimasto comunque presente nel panorama delle arti marziali in maniera determinante, perché poi sono arrivate le scuole vere di jiu-jitsu Scuola di del stile, Giappone, e quindi, come tu sai bene, perché sei uno dei principali rappresentanti di questa disciplina, e insomma sono proliferate, e oggi il jiu-jitsu in seno alla FILCAM ha tutta una sua organizzazione di gare, di corsi di formazione che racchiude tutti, o perlomeno la maggior una buona parte parte degli di quelli stili. principali, Sì. E questa è stata un'apertura sì. non facile Che e sarebbe bello notevole. lo facessero anche col karate. Esattamente, era il concetto della domanda Il che ho concetto era fatto quello. al tuo precedente, Sì, Senenke. sai, purtroppo, sai, probabilmente Dipende è dai più dirigenti. complicato, sì. Sono gli uomini, le idee camminano con le gambe degli uomini, ma ci vogliono le idee E per farle camminare. poi io avrei anche un altro motivo per farli camminare, che parla di filigrana, Vabbè, però diciamo, quello vabbè, insomma, è umano, aiuta, insomma, è aiuta, aiuta. umano. No, la filigrana non fa la felicità, però aiuta. Aiuto, Aiuta. figurarsi se non ha visto, no, chi non ce l'ha. Esattamente. Parliamo. Scusami, Sì. parlavamo di Genova. Il nostro, diciamo, teatrale più importante, Gilberto Govi, diceva Ma che sai che essere. penso? Però diceva che la miseria è una mezza Ah sì, è disgrazia. vero, è vero. Beh, Govi era un personaggio già per Fantastico. se stesso. Adesso parliamo del karate, perché c'è ormai la sfregola di cambiare i kata per le gare. Ma guarda, Fammi appunto, finire la domanda, sì, per cortesia. certo. Vuol dire, a mio modo di dire, sviscerare, cambiare completamente quello che è un passato storico. Ma ti sembra possibile per vincere una medaglia? E allora, il karate sportivo, che ha avuto un ruolo determinante per la diffusione del karate nel mondo, perché è la cosa più di impatto, no? Nel senso che, anche se poi diciamo, la gara di karate non è tanto affascinante per il pubblico che non è competente, però il karate sportivo ha preso molto piede perché i giovani amano confrontarsi, eccetera. Il fatto di cambiare i kata è dovuto proprio al fatto che ne hanno fatto uno sport, e quindi lo sport segue delle regole che sono diverse da quelle che erano le tradizioni del karate, perché la tradizione del karate con lo sport non ha niente a che vedere. Quindi, se questa è una foto con il compianto Maeso Nakahashi negli anni 70, che mi scelse come sparring per fare la dimostrazione del Bunkai di Sei Enjin in una Citorio. sì, di Shitoryu con il maestro Gasahara, che arrivò con una delegazione di Kobe per La principessa di la principessa. Kobe, con le Questo maggiorette. te. Beh, siamo sul palco del Teatro Verdi, mi pare, e ho una squadra dietro di me, c'è Fulvio Sole, mi sembra, che avevamo messo in piedi per accompagnare una delegazione giapponese di tutte le arti marziali, che avevano fatto un tour con una nave giapponese
di cemento trasportata dai rimorchiatori in occasione delle Colombiadi dei 500 anni della scoperta dell'America. Fu una bella manifestazione che durò 5-6 giorni, con tante dimostrazioni sia al Porto Antico che negli alberghi, e fu un'esperienza molto interessante, anche perché l'allora consigliere federale Pippo Spagnolo mi incaricò, mi diceva: tu che hai a che fare coi gialli, occupatene tu che Sai ci sai fare. parlare. Sì. Ma di questa manifestazione sulla nave prendemmo spunto con Beppe Panata, e quando organizziamo la Pasqua del Budo su una nave della Sesta Flotta giù a Napoli. E chiaramente ogni volta che gli americani facevano un punto, inno Ma americano, tra eccetera, l'altro mi ricordo eccetera. con piacere che quella nave lì, quando tu salivi, c'era un signore che ti accoglieva e ti spiegava le cose, però ci mettevi un po' a scoprire che era un robot. Sì, No, esattamente, era un esattamente. giapponese, e che a quel tempo lì erano i primi tentativi di robotizzare le persone, quindi restammo un po' sorpresi di questo robot che faceva il cicerone. E secondo te, caro Sam, pensi che ci sarà un ritorno al vecchio karatese, vecchio nel senso Ma, tradizionale? Perché la parola tradizionale mi piace un po' poco, però no, il tornare all'essenza, non dico alla fonte, ma quasi del karate di una volta. Beh, allora, i problemi sono due, secondo me. Uno è che sicuramente il futuro è dello sportivo, ma perché? Perché i vecchi maestri che hanno tramandato il karate, che hanno imparato, diciamo senza ombra di dubbio, dagli esperti giapponesi, sono in via Giapponese io e gli e Okinawensi. okinawensi. Ora l'Okinawa è ritornato un po' alla ribalta, però io facevo un'analisi che anche le discipline di Okinawa, come lo Uechi Ryu, hanno 150. Uechi ha codificato lo stile nel 1860, 70, quindi hanno poco più di anni di quelli delle scuole giapponesi, come il Goju, lo Shito, lo Shotokan, no, lo Vado. Perciò lo sportivo avrà sicuramente un ulteriore sviluppo, perché nonostante la debacle alle Olimpiadi, la World Karate Federation ha un'attività molto sviluppata, che tra l'altro anche impegnativa, che bisogna avere una certa Organizzazione. organizzazione, e anche chi va deve avere una certa, diciamo, disponibilità economica per raggiungere tutte queste località in giro per il mondo. Grazie a Dio noi abbiamo i gruppi sportivi militari che viaggiano a spese dello Stato, e quindi possono anche, Che siamo che noi. siamo noi, purtroppo, noi paghiamo e lo Stato decide come Sì, spendere. ecco. Però sono spesi bene, perché anche alle Olimpiadi, nonostante sia Chi è l'unico quello in mezzo con la tentativo, barbetta quello bianca? lì era il periodo di Natale, ma non è Babbo Natale, è il maestro Balzarro, Ah, quando sì. siamo venuti da te a Milano 2 a fare quella remember del Sì, il trio, famoso trio. famoso trio, che Santo, poco santo, Nando, ex Nando il bello, bello, ex bello, e invece Sam, il il più serio, serio, Sam sì. più serio. Questa qui è bella perché è una foto del 67-68, e io lì ho una quindicina di anni, e è la mia Hai prima, avuto 15 anni anche. sì, per un anno Ah, solo, non lo so. è la mia prima, gli esordi del mio karate nella palestra Lo Faro, in una villa in Corso Paganini, a proposito di Sì. corso, con il mio primo maestro Agostino Castelli, che si vede nella fotografia sulla destra, ma anche lui è scomparso qualche anno fa. E questo è il grande Nino, che lunedì abbiamo salutato, che tra l'altro sono stato molto contento di vedere, ho dimenticato di dirlo, ma mi ha fatto molto piacere vedere Silvio Campari, che è stato, diciamo, ha rapportato i saluti del maestro Shirai, che in nome della famiglia, e non tanto della ficta, perché per la ficta c'era già il maestro Fugazza, e quindi è stata una bella cosa incontrarlo. E lì eravamo all'ultima volta che ci siamo visti allo stage nel 2017, allo stage del cuore, con Nino, che
quando appunto gli dissi sono Semini e lui mi disse non fare il furbo, mi diede un cazzotto. Nonostante. Allora ti volevo dire che ti voleva bene. Sì, vuol dire sì. Perché... Ma quando gli davo il cazzotto sì, vuol dire sì. Che almeno ti prendevo in considerazione. Esattamente, esattamente, perché c'è gente che, che ha altri certo. Tipi di ricordo. Ma questo fa parte della, così, della filosofia sì, del maestro Macaro, insomma, va considerata per d'altronde quelle. Le persone sopra le righe non si sa come la portino al termine. Le abbiamo viste chi col cazzotto, chi qualcuno con le sberle e così. Esatto. A Bergamo, ecco, famosa qui, Euroschool, non facciamo nomi. Questo è proprio come dicevamo prima, però abbiamo anche dei giapponesi che distribuiscono schiaffoni. Schiaffoni, sì. Il maestro Gasahara, grande personaggio del carattere mondiale e della cultura, perché ricevete un importante premio alla Palma d'Argento del Ministero Parigi, francese. Nakahashi e Asaka, che era il direttore tecnico della Seichunkai, ed io che ho Issai che mi regalò Nakahashi dopo aver fatto la sua dimostrazione con Issai, e io ho il distintivo dello Shotokan, la palestra della divisa della Yudan Shakai, e loro hanno il distintivo dello Shitoryu del Shakai. Ero l'unico. Abbiamo l'allievo di Ogasare, sì. Che ho portato giù nel 1971, che è Iwasa Sei, che è un grande maestro. Iwasa, sì, un amico maestro, educata, è una persona molto a modo e anche molto competente. Sì. Io sono stato a fare qualche stage con lui ed è un ragazzo, una persona molto preparata e con delle maniere molto educato. Sarà con noi a Ferrara, chiaramente, certo. È logico, è vicepresidente anche della Kenshukai, certo. È a Kobe, quindi Ogasara ha lasciato un'impronta in un certo. Tanto è vero che va ricordata una cosa importante, Falsoni, i Vismara del Judo, Tammakaro, Parisi, fu dato il certificato di sesto dan proprio dal maestro Gasahara dopo una Pasqua del Budo, perché non avevano un diploma adeguato. Quindi il maestro Gasahara ha capito che era il momento di dare una carica emotiva, eccetera. Sì, io e il maestro Torre, che tra l'altro saluto anche lui perché recentemente è stato nominato allenatore della Nazionale Seniores di Catà, della FILCAM, e lo vedrò sabato prossimo il 3 a Vittone, dove va a fare uno stage, andremo a cena assieme per non fare il karate, perché magari poi ci sgridano. No, verrà squalificato se lo fa. No, però noi ma lui è santo. Andiamo solo al ristorante. Lui è santo. Andremo solo al ristorante. E dicevo, ricevemmo il settimo dan. Sì. Grazie ai tuoi uffizi. Le mie comitate, le famose comitate, eccetera. Un bel riconoscimento di un'associazione tecnico-culturale giapponese che comunque io conservo con grande piacere e che mi gratifica dal punto di vista anche personale. La Seichunkai, certo. Tatsuno, in quel momento Tatsuno aveva creato i presupposti per andare alle Olimpiadi, a Los Angeles. Quindi. Cosa che fece anche il maestro Nishiyama a suo tempo. No, perché, fu firmato il protocollo ITKF. Perché quei protocolli lì... Proprio a Osaka, con la presenza del ministro delle infrastrutture. Esatto. E in quell'occasione proprio il maestro Nishiyama e Tatsuno, c'era il maestro Mano, che era il segretario generale della federazione, della Vado Ryu e così via. E invitarono anche Michael Jackson, mi pare, no? Sì, due volte portammo Michael Jackson abbiamo fatto una colletta gigantesca con Michael Jackson e fu data la cintura nera a Michael Jackson per le televisioni. C'era che poi 400. Lui la fece. Lo scolorì e la fece bianca. Sì, ha messo la lavatrice, no? Come si usa per fare gli anziani. Bene, adesso per concludere, stavi concludendo il discorso che è il futuro. Sì, il futuro, come dicevo, sicuramente è lo nero. Sportivo. No, vabbè, insomma, lo sportivo avrà piede. E
esistono delle nicchie dove si sta ancora recuperando il vecchio, diciamo, la vecchia filosofia, il vecchio modo, come hai citato tu, i gruppi che hanno ripreso il karate di Okinawa, l'Uchinadi, il Tode, e stanno nascendo, questi ragazzi vanno... Sì, hanno tolto proprio la parola karate, sì, il governo l'ha tolta, Uchinadi... Uchinadi, Tode, Otidu, Tudi, sì. Come si chiamava una volta. Però anche nello Shotokan, io ho scritto una piccola appunto, che io penso che lo Shotokan ha una tradizione che risale al 1950 circa, quando il post Yoshitaka e Gichin Funakoshi, quando diciamo la JKA con presidente Zentaro Kosaka e direttore tecnico Nakayama diffuse lo Shotokan nel mondo. Io penso che quella è la tradizione dello Shotokan e magari tra 200 anni sarà una tradizione che ne ha 300. Certo. Per adesso ne ha poca. E, come dicevamo, però anche il karate detto Weichiryu e lo Shorinryu di Okinawa hanno un centinaio di anni di più, non è che risalgono ai tempi. Il primo dojo è a 1920. Anche perché Weichi andò 10 anni in Cina per non fare il servizio militare. Certo. E imparò, diciamo, molto delle tecniche cinesi, la gru bianca, e quando tornò le mescolò con le tecniche autoctone di Okinawa e fece lo Weichiryu. Il bubisce tal senso. Però non è proprio tutto, di Okinawa, ci sono le infiltrazioni anche cinesi. A parte Okinawa era un possedimento cinese e pagava il famoso dazio. Però esempio, con molti amici che tu conosci, portiamo avanti questo karate tradizionale, io lo faccio con la FESIC con grande soddisfazione, perché FESIC segue le attività sportive, le attività giovanili e anche l'attività tradizionale, come è giusto che sia, perché io credo che i valori del karate do non possano essere trasferiti ai successori solo attraverso lo sport, ma devono essere fatti trasferiti anche attraverso dei concetti e delle cultura e storia. Cultura, storia e tradizione. I giapponesi dicono bumbu itai. Sì, cultura e tecnica devono salire insieme. Bene, caro Sam, prima di passare alle ultime battute, perché ci fanno segno il tempo non è galantuomo. Non è galantuomo, come al solito, anzi è tiranno. Se vogliamo, il tempo è tiranno. Dobbiamo ringraziare sempre i nostri mecenati, Lia Salvetti e Luciano Rocca, gli industriali di Brescia. Vediamo se abbiamo una loro foto recente o una copertina di Samurai, eccetera, la regia. Eccola qua, su Samurai. E che vanno ringraziati perché ci hanno dato questa grande possibilità, che ormai siamo al quarto anno di operazioni, quindi è un impegno piuttosto importante. E adesso veniamo alle ultime battute. Frase di chiusura. Diventiamo ridicoli solo quando vogliamo apparire ciò che non siamo. Lo ha detto Giacomo Leopardi, 1698-1837. È stato un grande poeta, filologo, scrittore e filologo italiano. Forse uno dei maggiori poeti italiani dell'Ottocento e una delle più importanti figure della letteratura mondiale, nonché uno dei principali esponenti del romanticismo letterario. Rifiutò di essere definito l'arido vero, ritenendo vicino al classicismo. Quindi ricordiamoci, adesso a scuola non se ne parla più, di questi personaggi, no? Che hanno fatto la nostra storia letteraria del giovanile. Però noi abbiamo veramente un paese di grande cultura. Si perderà un pochino, un po' come il karate. È per quello che non dobbiamo perdere la cultura del karate. Esattamente. La cultura è come... Il karate deve essere come la grammatica, i verbi, l'analisi del periodo, l'analisi logica, la punteggiatura. Io dico sempre, i particolari nelle kata sono come le virgole, punte virgola, se usati bene fanno capire meglio la frase, se usati male pasticciano il discorso. Bene, a questo punto non ci rimane che dire, vi aspettiamo alla prossima puntata e
Grazie ancora Semino. Grazie a voi. Ringraziamo Sene, che sicuramente non è che ci sente, ma secondo me sì, vuole sentire, gli ascolta perché vuole sapere cosa hai detto contro la Fesi. Al 22. Benissimo. Vi aspettiamo alla prossima puntata e soprattutto buon samurai a tutti. Buonasera.